Ciao ragazzi e benvenuti nel mio meccaposo canale. È un po' che non faccio video, scusate per la mia assenza, ma come ho detto nel video precedente sto ristrutturando casa e quindi mi impegna sia i pensieri che anche tutto il mio tempo disponibile. Mi scuso anche per il fatto che sono struccata, sono uscita dalla doccia e non avevo per niente la forza e soprattutto la voglia di truccarmi per semplicemente un video, dato che sono anche a casa. Allora, questo video è un video per farvi vedere i miei piccoli acquistini di questo periodo. I miei piccoli e brevi acquistini perché è un lungo periodo che io non acquisto trucco, make-up in genere, poiché, come ho detto nel video precedente, sto cercando di uno spendere di meno poiché sto ristrutturando casa. Secondo poi voglio finire alcuni prodotti e devo dire che sto finendo un bel po' di prodotti, infatti sono contentissima. Gli unici acquisti che ho fatto sono quelli che vi mostrerò adesso. Allora, scusate le spalle. I primi acquistini che ho fatto sono quelli di Kiko. Ci sono gli eyeliner o c'erano, non me lo ricordo più. Gli eyeliner a 3,90 € e sinceramente che io ricordi è la prima volta che me lo ricordo che ci sono gli eyeliner a 3,90 €. Se dico una cavolata, ditemelo pure qui sotto. Io sinceramente non ho sempre visto i mascara, i gloss, i rossetti, gli eyeliner non ci ho mai fatto caso che erano anche loro a 3,90 € e ne ho approfittato. Ho preso due eyeliner e un mascara. Questo mascara io non lo avevo, cioè io non avevo mascara di questo tipo. Vi faccio vedere subito cos'è. È il Super Color Mascara nella colorazione 04 marrone. Voi ci crediate o no, io non avevo mascara marrone. In tutti i mascara che io ho, non ho un mascara marrone. E l'ho preso finalmente a 3,90 €. Questo qui, ve lo faccio vedere perché tanto lo sto usando. Ha lo scovolino in questo modo, abbastanza cicciottino, classico. Volumizza e almeno però lo sto testando e devo dire che mi piace per il momento. È un parere un po' così alla vaga. Ed ho preso questo nelle formulazioni di prima. Mi ricordo che perché io ne ho uno delle vecchie formulazioni. Io vi ricordo che questi sono no, delle nuove formulazioni poiché l'avevano tirati via e poi li hanno rifatti. Poiché quelli prima creavano troppi grumi sulle ciglia e quindi non erano molto buoni. Infatti io ne ho uno che è quello verde della vecchia formulazione e non è molto buono. Io ho questo marrone, scusate ancora le spalle, ho quello verde, infatti come vedete molto rovinato perché è vecchio, scusate mi alzo perché sennò si apre il cassetto. Ed ho anche quello viola. Questo viola non mi ricordo se è quello della nuova formulazione o quella vecchia, ma suppongo sia quello vecchio perché noto che lo scovolino raccoglie un po' troppi grumi. Non saprei, piuttosto non me lo ricordo. No, è della vecchia formulazione, poiché in quello nuovo non c'è la scritta waterproof. Invece qui, ditemi se è così oppure ho detto una cavolata. E quindi questi tre che mettiamo subito insieme. Li ho tenuti fuori perché volevo farli vedere prima in questo video, in modo da poi tirarmeli via. Dovete stare tutti e tre uniti qui fermi. Io amo l'ordine. Io amo l'ordine nel trucco perché così capisco. A parte che a me piace molto mettere in ordine casa, creare spazi. A me piace organizzare bene gli spazi. Io amo creare e organizzare gli spazi. Io vivrei all'IKEA. E quindi io metto in ordine il mio make-up. Appena faccio un video, io devo per forza metterlo a posto perché mi dà molto fastidio vederlo un po' fuori posto. Qui invece vedete le cose fuori posto perché queste sono cose che sto cercando di cioè sto utilizzando, e quindi li tengo qui fuori. Invece questi sono dei regalini che mi sono stati fatti, che vi farò vedere. E quindi questo è il mascara che ho comprato.
3,90€ quello marrone. Fatemi sapere voi come vi trovate con questi nuovi mascara, come sono i colori e che cosa avete notato di differenza dalle formulazioni precedenti e come vi trovate, così magari valuto quando quelli ormai saranno da buttare di cambiarli. Poi altri due, che poi queste cose qua non le ho comprate realmente, me le ha regalate il mio ragazzo perché era da un po' che non compravo cosine e siamo andati da Kiko, mi ha detto ma sì dai prenditi due o tre cosine e mi ha regalato queste cosine qua anche se non ce n'era bisogno, lui però mi vuole sempre accontentare e mi ha comprato queste piccole cosine. Allora, la seconda cosa che ho comprato è l'eyeliner Definition Waterproof Eyeliner nella colorazione 02 ed è il colore di eyeliner che io non avevo ed è l'eyeliner bianco perlato, bellissimo, con il pennellino sottilissimo di quelli di questo tipo qui, non è quello rigido, voi comunque sapete meglio di me come sono fatti quelli di Kiko. E la colorazione è questo bel bianco perlato, questo qui, molto bello. Non avevo un bianco perlato, il primo bianco perlato che posseggo e mi piace molto, bello bello bello. L'altro è la colorazione dopo, lo 03, sempre della Definition Waterproof Eyeliner. Ed è quello che io ho sempre voluto perché lo vedevo sempre da Kiko e mi è sempre rimasto qui e quindi l'ho preso ed è questo, è il bellissimo verde acqua, fantastico, è magnifico e io già questo l'ho usato e mi piace tantissimo, è bellissimo. Mamma, guarda quanto è bellissimo, è un colore fantastico. Poi per questa, per la primavera, l'estate è un colore da portare assolutissimamente. Cerco nei meandri della mia cassettiera perché forse ho anche uno viola di Kiko. Scusate sempre le spalle. Non è questo. Ricordavo di averne uno viola o cose del genere di Kiko. Ma mi sa che ricordo male. Strano, ricordavo di averne uno viola, un marrone, no, ce li ho tutti di gauche, no, questi sono i primi che ho di Kiko e mi sa anche gli unici. Ci scappa un rifornimento, un nuovo rifornimento di eyeliner? No, dai, sto scherzando, questi sono gli unici che prenderò anche perché, no, risparmio. E quindi queste sono le piccole cose che mi ha regalato il mio ragazzo. Poi mi hanno regalato tre prodottini che avevo visto in giro e un'amica me l'ha regalati. Sono veramente contentissima perché sono prodottini che volevo provare. E sono i Color Tattoo della Maybelline, tre colorazioni su quattro. La quarta era la nera, ma io il nero comunque... sì, vorrei provarlo, magari lo comprerò io in futuro, però comunque mi accontento per ora di queste tre colorazioni perché erano le tre colorazioni che io volevo provare. La prima è la 40 Permanent Taupe, questo qui, adesso vi faccio vedere dal dentro il colore. Ed è, vabbè, un gel cream eyeliner, ombretto gel in crema, qui i grammi non li dice, scadenza dall'apertura 24 mesi, i grammi qui non li dice. Il colore è questo, questo top qui, vi faccio vedere il colore, è un po' scurino sul dito quando poi lo prendete, però comunque è molto sfumabile anche perché io l'ho già usato, sapete che io in quest'ultimo periodo uso molto queste cose qui per andare a lavorare. Ed è questo color qui, è tipo un color fango, ma è bellissimo, veramente molto bello. Bello, 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 un colore che mi piace tantissimo. Wow, 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 dai, scendi, scendi! Devo prendere la mia tovagliettina, scusate. Trucco. Sì, mi si è spostato tutto.
la bella della diretta, se no tutti quei video costruiti. Io sono molto così, alla buona, alla cavolo. Anche perché oggi non volevo fare un video costruito, no, bisogna essere spontanea ed è quello che mi piace. Ah, e volevo fare gli auguri a Gigia Topax per la sua convivenza e dirgli che nella mia piccola esperienza che ho avuto con una convivenza di una storia di 7 anni che vabbè, è finita male, ma non per colpa mia. La convivenza che sto vivendo adesso, sono sicura che andrà benissimo. E quindi di non preoccuparsi di viversi il momento perché vivere col proprio ragazzo si ci conosce di più, si conoscono gli aspetti negativi e positivi dell'altra persona e ti fa apprezzare una persona molto di più. Quindi gli faccio i mille auguri, gli mando un enorme bacione. E dire che anche che è una bella cosa avere i genitori sopra, perché è una cosa bella. Io ti dico, ho i miei suoceri sotto e non sai ogni giorno di più quanto mi manca avere i miei genitori sopra di me. Anche se poi dipende da genitori e genitori, i miei suoceri sono molto tranquilli e quindi a me piace molto andare giù con loro, parlare, chiacchierare, anche quando sono a casa da sola. E quindi mi è molto comodo e mi piace averli sotto di me. Se fosse stata mia mamma mi piacerebbe, sì, perché mi piacerebbe, però mia mamma è un tipo puntiglioso, è quella siciliana che verace che ti dice Erika fai questo, Erika fai quell'altro, Erika ma dai, non vedi che è così, fallo. E allora forse lì no, mi piacerebbe, però anche se comunque so che comunque mi mancano molto i miei genitori essendo distante e credo che tutte le persone che abbiano i propri genitori distanti capiscano. Quindi ti faccio i miei migliori auguri e di non preoccuparti dei pareri degli altri, viviti la tua felicità come viene. Un bacione. Allora, passiamo di nuovo agli ombretti cremosi perché sennò mi dilungo, è un discorso molto lungo e se volete vi faccio un discorso lungo. Però forse è meglio proseguire. Vabbè, comunque, se volete parlarne, cose del genere, sapete che io sono sempre qui. Allora, vi faccio vedere il 20 Turquoise Forever. Cioè, dal colore che c'è qui è bellissimo, è fantastico. Si abbina un po' il colore dei miei occhi, è bellissimo. Come sono vanitosa. E guardate, ma non è bello. È fantastico, è il colore più bello che abbia mai visto. In questo periodo sto amando molto i turchesi ed è strano perché io con i turchesi non ci sono mai andata d'accordo. Il colore è questo, che si abbina molto al colore delle liner, infatti me lo metto vicino. Cioè, questo è leggermente sfumato. Questo è il colore dell'ombretto e questo è l'eyeliner, quindi per fare un trucco insieme è perfetto, oppure quello con l'eyeliner bianco. È bellissimo, bellissimo, bellissimo. Mamma, è un colore fantastico. Io lo amo di già. È bellissimo, bello. Per un trucco vi faccio sapere. Comunque ho intenzione di, vedendo un video di Sara Cosmesi che saluto, e di chiedergli scusa in assoluto per il ritardo del video collaborazione, Sara, ti prego scusami, perdono, perdono, perdono. E anche a Evolution Makeup, perdonatemi, vi prego. Ma sono incasinata fin qui, ho la casa piena di polvere, ho tutti i mobili praticamente smontati e devo ancora finire di imballare tutta la cucina. È una cosa orrenda il trasloco, anche se ne ho fatti 8 nella mia vita, però speravo di essermi fermata. Vabbè, comunque, io mi sto dilungando troppo, troppo, troppo. Sarà perché è tanto che non faccio video e quindi ho un botto di cose da dire, tutte insieme e voi non capite una mazza. Ditemi se non capite una mazza, ditemelo pure qui sotto. Nada problema. E quindi sono un po' in ritardo anche con le collaborazioni, non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Fatemi il punto della situazione, vi prego. Oddio, me lo sono dimenticato. Vabbè, mi verrà in mente prima o poi.
E quindi vi poi farò. Ah, ecco un video. Ah, sì, ecco, vedi che me lo sono ricordato. Ho visto che Sara ha fatto un video sui suoi correttori e pensavo di farne uno anch'io su, però gli ombretti in crema, in modo da aggiornarvi su quali prodotti mi piacciono e cose del genere. Quindi magari potrei fare una proposta non indecente a Sara di fare un'altra collaborazione, però quasi. Quindi Sara, preparati. Sì. No, dai. Poi vi faccio vedere la terza colorazione che è un bellissimo viola molto molto bello, che è il 15 Endless Purple, come si dice lui. Ed è questo bellissimo viola. Io vedendo video americani, però sapevo che c'erano altre colorazioni. Io mi chiedo perché da noi in Italia non arrivano mai tutte le colorazioni. Per quale motivo? Eppure spendiamo molto in cosmetica e quindi non è che siamo a livelli scarsi e dire guarda quelle italiane lì, noi gli mandiamo proprio niente perché tanto non ci acquistano niente. Invece no, dovrebbero investire di più sull'Italia forse. E questo è il viola sfumato, bellissimo, ma tra i tre questo è quello che risalta di più e quello che ti fa dire guarda che bel colore, bello, 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 molto bello. E quindi vi farò sapere come mi ci trovo. Ho provato solo il top, sinceramente, ho fatto un trucco naturale, anche se cioè io trucchi un pochino pazzi li faccio al lavoro, tanto voglio dire... Basta che sia di bell'aspetto ed è tutto a posto. Cioè io sfrego e non va via niente. Il bello è quello. Il violetto è un po' andato via, ma può essere che magari è perché era fresco. Però se sfreghiamo il verde non va via molto. Bello, bello, questa cosa mi piace. E quindi queste sono le cose che ho preso, barra ricevuto, cose del genere. Cosa vi volevo far vedere, ma suppongo niente. No, non vi volevo far vedere più niente, ok. Io non so se ve l'ho fatto vedere questo, che lucida labbra lipstick ultra lip light matte, che era quello della collezione invernale. Io ho preso lo 06 Candy Pink, che era il rossetto liquido. Ho preso questo qui, non so se ve l'ho fatto vedere. Beh, ve lo faccio vedere adesso. Se ve l'ho fatto vedere fa niente, perdonatemi. Ed è quello con la spugnetta, che è praticamente un rossetto, una tinta per labbra, un rossetto a forma di lucida labbra, molto carino, bello, bello, bello. Infatti lo tengo dalla parte dei rossetti poiché è un rossetto liquido. E nada de nada. Non ho più nulla da farvi vedere, suppongo di no, no. Ah no, vi devo far vedere un'altra cosa. Volevo fare anche un altro video, un video review generale di tutti i prodotti della Froline, perché mi hanno barra inviato barra ho comprato, poiché come sapete, se non lo sapete ve lo dico io, la Froline per inviare i prodotti da testare fa pagare le spese di spedizione, quindi come se voi compraste barra compraste il prodotto e quindi diciamo che ho comprato, mi sono fatta mandare pagando le spese di spedizione, quindi i soldi ce li ho messi io e quindi è come se l'avessi comprato un set di pennelli. Ne avevo presi due, però uno l'ho regalato a mia cognata poiché mi aveva chiesto un set di pennelli, allora ne ho scelto uno buono e che potesse andare bene per una ragazza che sta imparando adesso, con tutti i pennelli base, l'ho preso e l'ho regalato a lei. E tra l'altro era bellissimo perché era in legno, con i manici in legno, che è come praticamente questo, ma aveva la custodia leopardata ed era bellissimo, fantastico. Io invece mi sono fatta mandare questi pennelli qui. Devo dire che li ho toccati. Io vi ricordo che ho due set di pennelli della Froline. Questo è il terzo.
E tutti e due i set, i pennelli da viso sono veramente orrendi, ma una cosa obbrobriosa da non guardare neanche. Cioè, ce li ho, ma sono fermi lì in stand-by, in modo da poterli utilizzare per una cavolata o da utilizzarli e buttarli via, cioè una cosa del genere. Gli invece pennelli da occhi sono barra semidecenti, però mancano sempre quei pennelli utilissimi, cioè il pennello penna e quello da sfumatura, che qui invece ci sono. Ci sono questo qui, il pennello penna, e questo qui, cioè pennello da sfumatura e pennello penna, molto molto carini. Vi farò sapere come mi ci trovo, perché in confronto agli altri questi sono estremamente morbidi. Ve ne faccio vedere uno. Sono piccini, perché sono piccini, ma sono belli perché sono comodi da portare in viaggio, ci stanno ovunque e sono una cosa morbidissima, cioè si vede anche attraverso il video che è morbido. Morbido, 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 morbido. Peli, finora me ne hanno perso uno e non li ho ancora lavati. Devo vedere come reagiscono al lavaggio, soprattutto al trucco se ti lasciano i peli in giro addosso. Ma è una cosa morbidissima, è fantastico. Praticamente avere questo pennello è fantastico, è troppo morbido. E sapete che io con i pennelli da Froline sono molto critica, perché ci sono rimasta veramente malissimo di due set, figurati se dico le cavolate su questo. Speriamo non mi deluda, speriamo. La confezione è quella classica con le calamittine che si chiude ed è molto piccola, molto compatta. Ve la faccio vedere in relazione al set da 32, quello grande. Cioè, è piccolo, è piccolo. Vedete, è proprio piccolo, piccolo. Ed è carino perché ve lo potete portare in viaggio ed è molto, molto, molto comodo. E questo quindi è l'ultimo barra acquisto che ho fatto. Credo di non aver più nulla da farvi vedere. Vi farò poi i video. Io sto provando un bel po' di cose, ho finito un bel po' di prodotti. Mi sono data al minerale. Ho provato il mio primo fondotinta minerale e devo dire che è fantastico avere un fondotinta minerale. È proprio bello. Ora capisco Evolution Makeup perché adoro i fondotinta minerali e perché usa solo quelli e tutte le altre ragazze che usano solo i fondotinta minerali sono è veramente fantastico, cioè vi lascia una pelle che è una cosa pazzesca, neanche il fondotinta liquido fa quell'effetto. Mi piace veramente tanto. Sì. Ultimamente sono per le cose minerali, un pochino così. Ah, l'ultima cosa che ho comprato, che sono sicura che a molte ragazze farà comodo sapere il venditore eBay. Io vi chiedo scusa per tutti i venditori eBay che non vi ho mai messo. Ma col fatto che eBay lo usa anche il mio ragazzo, lui prende e cancella e purtroppo io non so più da dove recuperarle le cose che io compro. E quindi vi giuro che io di questi cercherò di mettervi il venditore eBay al più presto, ve lo giuro. Ho comprato delle giardine con il sifter, sono giardine da 10 grammi che sono praticamente identiche a quelle che vende Kiko, solo che Kiko le vende senza sifter e vi faccio vedere pure. Allora, questa è una giardina di Kiko, come potete vedere è anche sporca ed è anche senza sifter, costa 1 euro. E c'ha la scritta Kiko con l'indicatore dei 10 ml qui di lato. Questa qui accanto è una giardina classica, vuota, presa da eBay, ne ho prese 25 ad un prezzo di 15 dollari, che non è neanche tantissimo se dovete contare che ha anche il sifter, che è questo. Vi viene staccato, non vi viene tutto unito, in modo che voi possiate metterci la vostra polvere e chiuderlo comodamente con il vostro sifter. Ed è praticamente identica a quella di Kiko, cioè, guardate. Sono, è lei, è lei, è lei, vedete? Cioè, non rimane spazio tra, cioè, sono, è la stessa quantità, è lo stesso materiale, lo stesso prodotto, soltanto che non c'è scritto Kiko. Quindi voglio dire, qui la Cina ci dà di padrone, quindi è la stessa cosa, e vabbè, fa niente. Infatti io ho detto no,
le jar piuttosto, io amo comprare su eBay e la mia teoria è sempre quella. Io il made in Cina non lo schifo proprio per niente. Poi dipende da cose a cose, vi avverto, dipende sempre da cose a cose. E le giarrine vale la pena comprarle su internet, ve lo assicuro. Il venditore è questo, vi do il sito www.bluestarlight.biz ed è questo, fermate l'immagine, vi prego. C'ha anche, è un venditore eBay, quindi magari se voi andate sul suo sito, magari vi collegherete direttamente al venditore eBay. E io ne ho comprate 25 da 10 grammi. Vi faccio vedere. Questa è ecco, vedete, 25 10 grammi col sifter, e questo è il prezzo in dollari. Utile, veramente belle. Me ne sono rimaste un pochino perché ho travasato. Sapete quegli ombretti che vi vanno con il pennellino incluso? Ecco, io li ho travasati nella giarrina e mi sono più comodi perché ho notato che li sto usando anche molto di più. E quindi mi sono veramente molto comodi e adoro, adoro, adoro. E niente, questi sono gli ultimi acquisti che ho fatto. Non ho sistemato la mia cassettiera anche perché non ho avuto tempo, non ho avuto neanche la forza perché tanto tra un po' dovrò pure cambiare la postazione make-up, quindi era inutile sistemarla. Tra l'altro, poi vi farò vedere i cambiamenti che faccio in casa, anche se voi non sapete come ho formato la mia casa adesso. Però vi farò vedere sicuramente il cambiamento della mia postazione make-up. La mia stanza da letto non sarà più questa, e quindi sarà in un altro luogo, farò video in un altro luogo, ma per quello ci vorrà un po' di tempo, quindi barra per quest'estate forse dovrei avere tutta casa sistemata, forse, io spero, lo spero tantissimo, anche perché c'è troppa polvere in giro, io odio la polvere, tra l'altro mi fa starnutire tantissime volte. E niente, forse ho smesso di dire cavolate, e vi auguro una buona serata e buon 25 aprile a tutti. Ciao ragazze!